Benvenuti a tutti alla nuova stream del Danis in italiano. Anche oggi accompagnato da Big Tony. Big Tony! Dottor Love. Eia, bello tutti. Che devo, di cui il volume devo alzare, perché effettivamente non si sente. Di nuovo. Ehi, bella. Adesso, okay. Adesso si sente. E Ramwills. Oh. Proprio lui. Oggi... Ci siamo. Esatto, dai. Oggi abbiamo 4 match per voi, uno fatto anche in real life, quindi un commentatore molto popolare e ambientato nel fatidico tempo del 2006, cioè questo set si è svolto 20 anni fa e nessuno l'ha mai visto, non è vero, si è svolto l'altro giorno, però vabbè. La settimana scorsa a Bergamo, dove si è anche svolto il secondo torneo offline di Skullgirls della storia sul suolo italiano, quindi aspettatevi altri eventi in quel di Bergamo. E questo set del Danisen è stato svolto prima, durante o dopo il torneo? Dopo, mi sa. Sì, dopo il torneo. Dopo il torneo. Ed è stato un grande evento con un sacco di partecipazioni, anche gente che non ha mai interagito all'interno della nostra community più di tanto, quindi ci fa sempre piacere avere gente nuova che vuole provare il gioco con noi. Esatto, e il match di cui stiamo parlando è Andy contro Clonoa Hero. Ho realizzato di aver scritto male la carta di Andy, ma triste, molto triste. Cioè, il nome di Andy è stato rimpiazzato da quello di Clonoa Hero, quindi abbiamo Clonoa Hero contro Clonoa Hero. Ma non è un problema, perché adesso cambiamo subito, come se non fosse successo niente. E vi mostriamo il set direttamente dal 2010, ripreso dal mio telefono e con l'audio di 20.000 persone in sottofondo. Ci sono anche i microfoni che non funzionano quando la gente comincia ad urlare, per caso, sarebbe proprio 10 quella. Quello sarebbe epico perché non sentirei il 90% del rumore di sottofondo, però questo era il telefono, quindi... Il silenzioso della storia. Sì, esatto. Va bene. E quindi iniziamo. Io vi chiedo di guardare la mia stream perché credo che sia l'unico modo che avete per guardarlo in tempo reale. Questo è il vero. Sì, no. E buona, intanto aspetto che la pubblicità passi sul mio telefono, così posso vedere un attimo il sistema che punto è. E il mio telefono non collabora. Sì, nel terzo mondo non si paga niente, abbiamo le pubblicità. Sì, esatto, vabbè. Quindi iniziamo subito, ho sbagliato, iniziamo subito. Se lo metto in piccolo non funziona. Okay. È iniziato, è partito. Lascerò la musica di sottofondo per questo set perché per ragioni relativamente ovvie, perché non credo vogliate sentire il casino. Le urla delle persone sotto. No, vediamo. lascia. Allora, intanto vediamo. Fa un po'... Vogliamo sentirlo? Allora, cioè... sì, vediamo. Comunque dicono che... Il tuo mic è basso, non so se hai fixato. Il mio mic è basso? Sì. Forse perché non sto urlando come gli altri giorni. Adesso com'è? Chiediamo alla chat. Bello il block. Io non vedo, non ho visto nessuno scrivere, però ok. Ha scritto Aldi. Epico. Adesso. Peccato il drop. No, ha droppato. Scalpi, viene preso in counter hit. Ha preso da 1000 metri. Qua comunque scherzando Clonoa deve fare un bel po' di reset e combo, perché ovviamente sono con tutti io, bastano in media sono 6 reset più un meter dump, che è l'equivalente per il solo di fare due touch morto. Quindi in realtà il solo e il trio fanno lo stesso danno, hanno bisogno dello stesso numero di interazioni. Sì, esatto. Per vincere il mio. Quindi ho detto l'altro giorno di non fare bypass in brutal, ma non ho aspettato a fare.
Vabbè, train trap del ghetto. Train trap, esatto. Esatto. Vabbè, 1-0. 1-0 per Clonoa. Non ho gli score perché questo è condizione speciale. Però esatto. Teniamo a mente, usiamo esatto. Brain power. Brain power. Devo contare fino a 5. La pay schifo. Io non riesco a non pensare all'infuori di quella canzone, cioè. Ma neanch'io, onestamente. Quando qualcuno dice le due parole, non ho... il Costa Napoli. Esatto. Con ciò si prende il corner Clonoa. Ah, ricordiamo che Clonoa è il giocatore a destra. Clonoa come con Eliza prende il corner sempre, perché c'ha la side switch quando esce fuori e poi la corner carry quando... Clonoa che comunque ha fatto il terzo posto al torneo all'Upper City. No, un ottimo risultato che francamente non sono del tutto sicuro era quello che avevo pronosticato per il Sibiu. Però è decisamente un player di quel calibro. È decisamente un player. Lui sì che sa giocare. Mi ha letto il pensiero. Vedi? Il là. Sì, io. Inoltre, la prossima volta credo che in realtà si senta tipo solo il replay in questo momento, quindi lasciamo correre le urla in sottofondo. O fatemi abbassare il volume, che è probabilmente anche la cosa migliore. Ok. Quello che volevo dire è che la prossima volta, il 29 aprile, si terrà il prossimo torneo offline. E saremo sul main stage. Cioè, così ci hanno detto. Si spera che saremo effettivamente così. Sarà effettivamente così. Quindi venite numerosi. Sul palco. Ci sarò anch'io quella volta. Let's go! Anch'io, dai. Anche Ram. Il torneo stacco. Speriamo che anche gli altri ragazzi che c'erano la volta scorsa ci siano ancora. Io, Kirby e Reb dovremmo esserci. Cioè dovremmo, cioè, probabilmente ci saremo. Molto probabilmente ci saremo tutti e tre. Penso che il doppio basso. Il doppio basso. Il doppio basso è forte. Comunque c'è da dire che nonostante sia molto basilare, Andy è abbastanza consistent con la sua combo. L'ha presa. E in quel momento che io l'ho detto, ha droppato. Esatto, non volevo dirlo, però ho detto vabbè. Ah, vedo che sta entrando molto con la presa, che mi fa piacere. È un ottimo starter per Valentine. Sì, decisamente. Intanto la community di Smash in sottofondo, ringraziamoli tutti. Non ironicamente, ringraziamoli tutti. Sì, perché... perché ci hanno dato un posto in cui giocare. Peccato, ho già usato BTG. On God, for real. Bello quel falling. No, peccato. Peccato, punisce. È stato un momento. Sì, esatto. Also, ora che ci penso, non c'è bisogno di avere gli score. È scritto in alto a destra. È vero? Sì, però. Avete aggiunto gli score? Più leggibile. Sì, effettivamente. No, non li ho aggiunti. Non... Però sono dei game perché sono fatti degli stagi dal vivo. Ah, sbaglio qua il santo. Quello lo vedete. Sì. Knowledge check. Anche quello non vede. Anche quello. Un altro overhead? No. Bravo, bel mesh. Bello. Mesh. No, però. Fa ziabare. Aggressiva bare. No, è aggressiva bare. Raga, ma ci pensate che fasi tipo di tutto e niente con la terminologia dei fighting game? Sì. Ogni cosa. Sì, da quello che ho capito, cioè da quello che come lo utilizzo io, il fuzzy è praticamente un option select. Quindi fare fuzzy a bare significa fare a bare timeout in modo tale da beccare certe opzioni, quindi fare un option select. Sì. Pretty much. Ha senso, sì. Ok, lo scheletro. Non mi ero accorto che c'aveva poca vita, bello. No. Torna in neutral. Il lupo? Tira il pugno. Bello però quello. Ugno. La sedia Ugno. La sedia leggera.
Non no, aveva hype, triste. Okay. Senza però hype. Bar. Però ha le barre. E decide di spenderle. Oh, niente, così. Oh my god. 4-0. Set point per Clonoa. Vediamo se mi riuscì a portarmi una casa. Ah, il bypass è brutta. Molto bravo ad essere consistente col punish. 4, no? Sì, sì. Overhead. No, è andato di basso. È stato colpito. Ma non per sempre. Quando si gioca a Tetris. Tutto basso. Di nuovo. Quando si gioca a Tetris. L'ho capita ora. L'ho capita ora. Perché non si blocca block. Per sempre. Troppi block. Ma non, stai, ma non giochi a Tetris. Non c'era arrivato. Ma sbagliato. Fantastico. Difficile comunque. E oh, peccato. Mi sta aimato. Adesso tanto all'angolo. Oh, bellissimo il counter lì. Ah no. Un jump di tutto. Para l'overhead, para tutto, pulisce il DP. Oh, peccato. Peccato, peccato. Succede, quello succede tanto. Stupidissimo! Il dolore? No. Va per la seconda? Sacchio Brains! Ah! Che maiale! Sì, oh, prende! Sì. E prende! Ed è 5-0. La stretta di mano? Dai! La spalla! Bello. Bello, bello, ci piace, piace vederlo. E poi è io che passo davanti alla telecamera per mettere la posta. Fantastico. Nice. Un bel set, un bel set. Un bel set, un bel set. E passiamo al per un attimo appetizer. Prima! Esatto. Di vedere uno dei match più caotici e esilaranti, però tutto sommato sempre di altissimo livello. Abbiamo Veli contro Fagiano e questo è Google. Momento il più forte. Momento. Abbiamo vivete il più forte in chat. Il più forte in chat. Il più forte. Abbiamo che lo taggo. Aspetta che trovo. Ah, è vero, devo aprire il gioco effettivamente. Ora che ci penso. Questi no. Sono stati fatti in retail. C'è scritto? Sì, sì. Sono tutti sì. Retail, no? Dovrebbero essere tutti retail. Dovrebbero. Retail. Sì, 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 tutto retail, tutto retail. Si gode, si gode. Dici un secondo. Abbiamo uno dei veterani della nostra community, Belenite, che torna dopo anni in letargo per picchiare chiunque con il suo band. Con il suo band che ha ispirato un playstyle a sé stante all'interno della nostra community. Cioè, noi chiamiamo ancora la gente che gioca come lui. Esatto. Cioè, è fantastico. E contro il più forte, il top 1 Europa. Cioè, ragazzi... Il più forte. Top 1 universo. E Skullgirls che non viene letto. Ok, ecco, ce l'abbiamo. Grande. Io prego che non si veda l'overlay di Discord, ma non dovrebbe vedersi. No, non credo, no. Extra. No, si vede. In stream si vede qua. No, in stream no. Ok, ecco. Quindi, che è quello dovrebbe. Che mi interessa. Let's go. Coperto, e andiamo. Primo match. Let's go. Ah, bella band. Ok. Ah, bella team band. Badile. È andato col duo. Follia. Col team Badile, letteralmente. Esatto, il team grappling. Proprio come piace a... come piace a... Oh, wow. Team. Wow. È partito. UPA. Oh. Oh, command grab. Command grab. Prova per quasi. Prova per il ma tu lo sai che lui lo fa sbagliare? No. Perché sui personaggi che lui sa che il copter funziona non lo fa, e sui personaggi che non funziona lui lo fa. Ah. È già mortadello. Ma adesso si gioca bene, fra, ma adesso si gioca bene, è solo l'inizio. Ma adesso piatti. Sì. Piatti e brass, si vince di piatti e brass, mi sa. Oh, punisce la testa con il brass medio. Il più forte. Il più brass. Piatti, brass. Perfetto. Vincerà di piatti e brass, mi sa.
Basti di nuovo, ok. Lui è il game plan, ha il game plan più forte. Più forte. E se succede ecco, okay. Il più Arturo forte. Brasto. Piatti? Oh. Bastera. Oh. Eccolo. Il braccio. Ha sbagliato l'input. No, ha sbagliato l'input. Il chip damage 1-0. Il più forte. Il più forte. E adesso mi sa che arriva il reverse 5-0. Minchia, bro. Cioè, questi spoiler. Oh no. Ma davvero? No, non lo so. Era per dire. Non ne ho idea. Command grab. Questo game sarà. Questo set sarà pieno di command grab dall'inizio alla fine. Command grab. Okay. Facciamo giocare. Poco non doppava. No, mi sono. Brass assist. A forza di Titan Knuckle e command grab. Ma non hai il danno. Droppa purtroppo. Oh, bravo. Oh wow. Oh, sweep into sweep. Fantastico. Occhio. Quello poteva essere un lock and load. Niente con me. Fai in trap del ghetto di nuovo. Come? No, mi aspettavo la command grab da. C'è qualcosa che non guardo perché non vedo abbastanza found. Non è finita. Sandwich. Wow. A forza di Titan Knuckle e Brass, quest'uomo si porta il secondo game. Wow, questo game è durato niente, raga. Non è durato un cazzo sto game. I pugni. Speedrunning, bro. Si vedono i punti sulla stream? Sì, ok, no, non so perché. Rompe l'armor. Per ora niente. Pugno. Armor. Okay. Altra armor. Pugno. Bravo! Usare il fiber per rompere. Il pugno. Command grab. Okay. Bombos. Quella droppa su Scorcio. Gattino piccolo bastardo. Heavy counter. Wow. No, peccato. Command grab. Command grab. Super. DHC? No, non kill, come non detto. No, non kill. Okay. Quasi. Oh, sovrastimando bella band. Esatto, minchia, fra. Duovi solo, killa tutto. Peccato per il posto. Medium brass. No. In tu piatti. Allora, questi... Mm-hmm. Questi game, insomma, vanno alla velocità della luce. Assurdo. Io non lo volevo dire, però. Però. No. Anyway. Mi sa. Pugno. Altro pugno? Ah, no, combo. Oh. Ok. Vediamo la. Il reset. Il reset dei one. Esatto, e funziona. Bravo. Brass. Command grab. Into command grab. Into command grab. Into pugno. Into brass. Into pugno. Che... fortissimo. Ah, dove sbagliava comunque. Quello era un ottimo. Era un ottimo mash. Sì. Oh, era plus. È finita se non droppa. Okay. Overhead, ok. Bravo. Combos. Reset. E bella se ne va. Così. Potente. Te lo dice così. Te lo dice così. L'anti-air. I piatti. La sweep. Perché serve la barre per fare il risultato. SG. No, lo becca mentre richiamava la testa. Triste. Tre a uno. Esatto. E cosa succede quando un Vicente e un Ligure si incontrano? Oh no. Esatto. Cosa è successo? Goofy ha. Light counter it, combos. Il reset. Il doppio reset. La command grab. Command grab. Potete immaginare, ce ne sarà un'altra? No. Oh no. Oh Dio. Adoro come Bailey abbia la forza mentale di giocare solo di Evie. A cosa gli servono i medi quando può tirare un Titan Knuckle? Che fa 1500 danni così gratis. Non scala. Cos'era quella combo? Ecco! Eccola! Il fagiano staple. Fagiano. Medium brass. Cos'è?
Lightbrush. Momento neutral. Momento neutral. Cosa momento... sta tauntando? Sta cercando di tauntare? Cosa sta facendo? Vedi studia... Però è la connessione che è andata a chiedere. Ah, ok. Taunt Brass. Vedi studia il suo avversario. Adesso fa Brass SG, guarda. Sì, Adier. Dire fa Brass SG è come dire tipo... Adesso vanno via le nuvole dei censori. Ecco. Eccolo. La... Ah, raga, aspetta. Ma quando ha fatto la taunt? Mentre stavano fermi a guardarsi. Ah, giusto, è vero. Hai ragione. Pensavo che tipo quelli fossero tentativi di taunt e cose varie. In realtà mi sa che erano effettivamente tentativi di taunt, però. Sì, può essere, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Non importa. We take it. Io odio la presa di cervella, io odio l'armatura. Io sono fiero di ogni taunt che entra involontariamente. Light country. Oh my god. Vediamo il Riz. Ecco. Oh, com'è il grab? Il setup esiste dal demo. Eccola qua. Com'è il grab? Com'è il grab? Oh, SG. Il danno. Ecco. Oh mio dio. Oh, peccato. Poteva combattere. Abbassare un po' quella voce. Epic. Un sacco di danno. Un'altra throw? What the dog doing? Oh, poteva combattere. Oh, però l'idea della conversion c'era. Esatto. Ok. Ok, danni. Blocca tutto. Sta masciando presa. Lui vuole prendere. Quanti danni? Prende anti-air Dynamo. Ed è finito. È finita. Benissimo. È sceso con il light punch e poi parte il Dynamo. Mi sa che la commentator course ha colpito, Tony. Mi sa che ha colpito davvero. Mi sa che ho davvero mandato Fagiano nello shadow il... all'obitorio. All'obitorio. E niente. E adesso siamo al prossimo match. Che datemi un secondo, cambio le card perché mi dimentico. Ok, ci siamo. Tony contro Carlo. Così godetevelo. Godiamoci questo match. Godetevi quanto mi ha fatto incazzare quel il giocare contro Fuqua. E c'è un drop specifico. Immagina giocare contro Fuqua SMH. Wow, SMH. Fuca, banna. Fuca contro Fuqua, non sono assolutamente io. No, è impossibile. Voglio Fuqua. Che cosa hai partito in sottofondo? Ah, la pubblica. Adesso qualcuno posti l'immagine di Fuqua Double Shell. Esatto, literally robbing. Ok, iniziamo. Si va. Amimio. Solo contro solo. Solo di solo. Hanno scelto. La scelta esotica. È peculiare. Il jump in, signori. Il reset. Mi piace. L'overhead. Si prende la stance. Eccolo il mixino di nuovo. Carlo decide di rushare Squiggly. Ci sta. Bello. E la richiude in corner. È mix questo? Il mix. Va per il low. Prova a settare il mix con le shadow. Ma sbaglia purtroppo. Danno basso, ma i mix più fottuti del gioco. Sì, davvero. Assoluto, perché quella non è solo invincible. Esatto. Il DP di Fuqua, ricordiamo che è solo strike invincible. E prende il primo match. Primo set. Il primo stock. Round. Round, mi piace. Il primo round a Carlo. Heavy counter. Sì, Squiggy può fare all'infinito se push blocchi quello. Questo fa molto, molto super molto plus. Sì. Tiger Knee Heavy Fireball, che mito. Istante, esatto. Heavy counter it. Ma ce l'ha? Va per il reset. Le ha? Va per il reset. Bel reset, però un po' greedy. Molto greedy, sì, poteva andare per un heavy counter. Oh, oddio, può tentare il comeback con la livello 5. Vero. Oh, bella la battuta. Però a Fuqua piace spendere barre. Sì, esatto.
E sono sicuro che adesso queste quattro barre verranno utilizzate in un modo o nell'altro. Se non ci muore prima, però. Quello che credi. Mi sa che è finita, sì. Sì, infatti è proprio finita. 1-0. 1-0. Nice. Game stream. Tara. Ta ta ta. Questa musica è molto jamming. E poi c'è il mondo. Light Shadow. Wow, sniping. Il cross up al corner. La commenta. La grabano qua. La Light Shadow mantiene lo spacing. Il terreno sotto di lui è suo, è di Fuqua. Che convert. Wow, raga. Questo personaggio. Cross up invisibile. Però esatto, sbaglia il mix. Però viene preso? No. Wow. Perfetto. Per ora è difficile fare perfect su questo gioco, molto difficile. Qualsiasi special ti tocca è già andato via. Perfect, ecco. Sì, esatto. Light Shadow si rende safe. Si rende safe. Il push block è ricounter it. Che punish. Fu qua stable. Commangre. Poteva convertire meterless. Ma va per Loki. Va per Loki. Il punish. Quello. Quello era un Daisy, lo so. Quello era un Daisy. Arriva il mix. Inizia. Ecco. Comincia il blender di Spigli. Ah, il burst bait. È andato. Preso. Dolore. Così vedete che l'ultimo c'è perché hanno già lo TG. Ha l'opportunità di. Ah, va per il reset. Unless. Prende la charge. Adesso la prossima azione verrà punita. Unless fu qua. Carica la stance. Ok. Ce l'abbiamo. Wow. Senta di chippare. Setta... No, Carlo, no. Carlo. Okay, pensavo Carlo molto rischioso. Il push block che salva Tony dalla grab. E il punish. Si torna in neutrale, signori. Si gioca a Melty. Tra un match e l'altro si gioca a Melty. Oh no. Oh, bello. Sono danni. Sì, vediamo quale sarebbe. Burst Bait. Buon, bello. Okay. Attenzione, istituzioni di scrim. Lassù di questo. Ce l'abbiamo. Oh, low. Ecco. L'altro low. Da vita schermo. Zonaggio. Carica. Non so se conviene esatto per questo. La frame trap mi piace. La throw? No, eccolo. Il wall bounce. Era troppo lontano dal muro. E sbaglia. Unlucky. 1-1, signori. Palla al centro. La silver code che whiffa si in questa area. E io che mi ricordo che forse dovrei. Vabbè, sti cazzi. Dov'è l'extra? Non trovo mai i replay. Andiamo avanti. Il neutral. Ecco. Il low. E arriva. Throw. Eccolo. Bello. Cross up. Cross up. Pizza. E ci stava, l'aveva. Burst bait. Late abbiamo fatto che fare un'altra hit, ma invece e questo hit non stava bloccando. Ok, usa il V3 per fare la ottima e si prende e la kill, se la garantisce. Giusto. Già vai punch. La stretta di mano, bellissimo. Il burst per blocca, quindi è safe. Bloccare un ghost ci sta comunque perché hai la sì, hai il mix up gratuito. Non hai un hit garantito, ma sei in stra plus. Godlike PBGC. Wow. Optimalium Z. Sembra di sì. Will kill? No. Will kill? Se builda?
No, vabbè. Non è abbastanza. Mamma mia, è bellissimo Mitre Genis. Quindi... Oh, il BBC è perfetto. Perfetto. La mandiamo da Sejam, ragazzi. La mandiamo da Sejam. Vai. Vai, se vuoi. Devo ricordarmi, però la mandiamo da Sejam. Anzi, se qualcuno, quel... se qualcuno può clippare, così non dobbiamo fare salti mortali. Sarebbe 2 a 1. Perché non builda esattamente tipo uno sputo di meter, quindi è proprio perfetta. 2 a 1 meglio. Alrighty then chat. 2 a 1 tutto. Alrighty then chat room. I'm gonna ask you the age old question. Will it kill? E adesso? Who will it mix? Quale sarà il mix? What? Blend. Questo. Same side mid. Beh, si cadeva un po' più in fretta, non era un mid. Sì, esatto. Prende la charge. Adesso ha il neutral in mano. La candela. La candela. La candela terrorizza fu quella, no, lascia in piedi. Ho usato un sacco la candela in questo game. Mm-hmm. Ci sta. È forte. Per baitare il push block, perché vedevo tanto push block sullo stesso timing, quindi... Ci sta? Ah, peccato per... Peccato. Però sì, cioè... Sì. Oh, bellissimo. Bello. La silver cord. Unblockable. Wow. Boh. Si prende il corner. Sì, esatto. Mi sa che questa fu qua. Adesso sì. Stava, mi stava. Questo qua quello a livello 3 poi. Inferno! No, c'è livello 3. Rip. Rip. Torna con la Vengeance. Ok. La vendetta, signori. Tony dice Vengeance will be mine. Esatto. Abbiamo. Oh, wow, back and backlash. Assurdo. Drink water. Io, raga, sapete quanti hits ho sul come si chiama, sul canale di Skyverse? Io ne ho 60.000, bro. Io ne ho 92.000. Io ho 300k. Che ti scusa. Io ne ho 4.000. Bro, dove l'hai speso? Ma dobbiamo ricominciare a fare le prediction. Sì, è vero. Sì, esatto. Se non mixerone. Tocca tutto. Eccolo. Eccolo. Vibe check. Simone dice unblockable. Simone esatto. Simone dice salta, non stavi saltando, e adesso muori. Oh no. L'overhead. Sorprende sempre il range del, Country. Della flame dance. Cerco sempre di spaziarlo il più possibile. Si torna a momento Meltriland, ok. Bellissimo stab. Watch your feet. Eccolo. Ita? Sì, c'ha il meter. Sì. Converte. Eccolo il mixone. Il doppio mix. Wow, il triplo bello. Mix. Wow. Tutto. Finito. La DP combo, signori. La DP combo. Quanto danno. Ma è la... Dopo il... come si chiama? Dopo il Dragon Bite caricato è la special che fa più danno di Squiggly. Cosa? DP. No, in realtà il DP non fa mai... Non è mai la special che fa più danno, in generale. La usi perché ti dà un routing più facile rispetto al Mortis. Ci sta. Cioè ti dà il, come dire... layer ti permette di salvare... Ti permette di cancellare in special salvandolo TG all'angolo. Chiaro. Poi il Mortis so che nell'angolo alcuni routing fatta. Adesso non so su Fu, però so che su Parasol... Su Parasol è un frame. Ah, sì. Panni. Sì. Perché non... ricordiamo para solo al culo piatto. Esatto. La compensa con le gambe. Ecco la country. Wow. È un problema di Earthbox. Sì. Cioè, non me ne frega niente che ci abbia il culo piatto o no, mi droppa la combo. È vero. Oh! Oh, com'è Graham? Non ha meter.
Però non ha meter. Controllo neutrale. Lo standard kick non ha un cazzo di range, porca miseria. Rip. Oh. Fosse lo standard kick. Light kick di Bella. Bello. Tech istantaneo. Sì. Nice. Nice te. Io. Lì l'avevo fatto il primo game. Jump light kick into crouch with a kick. Ecco. E quello era un bear cancel. Però. Sbagliato il timing. Non killa però. Io questa era proprio lettura pesante. Sì, sì, Carlocci abusa molto della command grab. Lo fa spesso. Però bello il salto sul progetto. Prende la kill. Prende il game 4-2. Ha ancora detto l'ultima parola. E io ho paura di aver finito i replay. Spero di no. Ok, no. Per un attimo. No. Sì, no, perché prima li stavo mettendo in ordine, no? Per un attimo. Pensavo fosse di meno. Hai detto no! No! Ma niente. Tony ha fatto il check this out all'inizio turno, all'inizio game. Guarda qua, Fra. Se batte l'opera. Super hot fire. Esatto. Loca. Come quando fai. Bro, guarda qua e fa run start SSJ. Il mix. Alta F4. SSJ su Alta F4. Già Bantier. Conversion. Mix? Va per la throw. Manca il mix. Ha usato un po' troppe volte la throw recentemente, quindi era era più facile pensare che andasse di nuovo per la throw che per il... Sì, è prevedibile. Mix? Okay, non burst. Bene. Non punisce nemmeno... Mi sta male quella. Ah, counter it. Fa un botto male. Counter hit sul DP. Esatto. Burst. Ok. All'OTG quindi, commenta. Se non droppa, questa Squiggly è morta. Wow, l'ho cuffata fortissimo, raga. Ok, ok. Però si salva. Sta iniziando a fare il commentatore. Esatto. Stai iniziando anche tu a commentare essere tipo. A buffare le combo. Esatto. Unless. Ora fa 5 barre. Ora Tony fa 5 barre. Sono a livello 3, quindi un hit qua ed è fine per tu qua. Sì. Scoppia, anche questo senza meter. E scivola come il sapone. Eri counter hit? Questi sono tanti danni. Eccolo. What the hell? Prende la kill! Quel mix è letale. È letale. È infame perché devi prevederlo per forza, perché non puoi bloccare post flash. Esatto. Post flash unblockable, signori. Post flash unblockable. Non so se puoi farlo same side, ma non credo. Però è brutto per quello. Penso che si cancelli. Sì, 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 puoi farlo same side, però rimane una merda. 4-3, signori. Ok. Zoning neutrale. Sbinnala. Wow. Sbinnala. Resettato. Resettoni. Command grab. Quell'armor pure. No, ha droppato. Minchia. Ulvers. Peccato. Silver Cord, lo sniper, il cecchino di New Meridian. Il terzo cecchino di New Meridian. Quanto male ha fatto? Oh no. Eccolo. No. Peccato. Con 0 pixel. Oh no! Arriva il mix. No. Arriva l'OTG. Arriva il burst. Oh my god. Non ha fatto la presa stavolta, si sta adattando. Okay. Sì, esatto. Oh, no! Peccato, perde. Non va a segno, troppo vicino, lo prendo. Mamma mia, il tremolo che becca tutto, anti-air, anti-air più forte. Il più forte. Ha becca il backdash. Ha push bloccato male. Okay. E si tappa la town. Vuole fare la porcata. Dichiarazione di guerra. Dichiarazione di intenti. Io ti farò la livello 5, punto.
Ok, sì, si sta usando gli arpeggi appunto perché è il mio E vince di preferito. nuovo. Di nuovo. Ma builderà il meter? No, E quindi resetta. l'avevo proprio. Eh sì, Eccolo qua eccolo qua. che finisce con. All'ultimo hit, E finisce esatto. così. Aia. Stylato. Raging Demon. Demonio. Il dolore, ragazzi, il dolore. Erdiaulo. Ha fatto male. Sì. E quindi Andiamo. passiamo all'ultimo match della giornata. Perché. Sì. A meno che qualcuno voglia giocare dopo, in quel No, caso. all'ultimo match della Oh, giornata. Dr. Love che si aggiunge al Danisen. Oh No no, clickbait. non ho detto questo. Non l'hai nemmeno negato. Fucking hell. Adesso. L'ho fatto adesso. Attenzione, il Appena signor fatto. Antonio è desiderato alla cassa 3. Io mi sono perso la scena dove c'avevo gli score. Ecco, ok. Mi ero perso la scena degli score. Contro Carlocci, questo voglio Sono proprio io, vedere. sono proprio io. È proprio Sì, lui, il comunque signor dai. Ravuls contro il signor Carlocci. Non ci posso credere, non ci posso credere. Inoltre. Questo era un set Inoltre, questo set è stato della fatto. promo. No, questo set è stato fatto quando entrambi i giocatori erano a Dan Argento, quindi a Dan 2. Ah, ok. E basta, sì. Controllo cose. Ok, co cose controllate, si vola. Grazie, Bey. Si inizia. Solo film. Cosa è Replay successo? sbagliato. Replay sbagliato. Sì. Cosa? Replay sbagliato. Sì, Ah, ok. mi era stato raccontato questo match, quindi non mi aspettavo il solo file all'inizio. Attenzione. Ok, Il mix, mixed. niente. Il Come ho DB. sbagliato. Vabbè, cioè, Vabbè, tocca andare. vabbè, vabbè. Si commenta il game. Adesso non importa. Mixin, ho Oh no, parato. L'instant scusa. overhead. Distante overhead. Wow, Il link da due frame. Che veloce, si hitta. veloce, veloce, veloce. Premono i tasti. Nah, Oh no, mangiato. Command grab. preso, Command grabbar. divorato. Apri il burst plate. Ok, qua mi sa Bella che Questa muore senza neanche completamente. fare la combo, appunto. Infatti. Non setappa la shadow. Entra Particolare. double. Entra double. È tempo di giocare al gioco. Tempo di derubare. Oh no. Oh Oh hell no. no! Oh no. Ush! Ush! Ehi, Allora, per fare la ehi, ti lascia. Alessio? ehi, No, ehi, 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 ehi
Bravo, qui non si droppa. OTG less. Il mix. Destra, sinistra, throw. L'ha presa. Layer 0. Tutto, raga. Layer 0. La presa batte tutto e perde contro tutto. Esatto. Mamma mia, ha preso quello. Vince e perde da qualsiasi cosa. Il sasso. Premuto sasso. Ha tirato la roccia, no, e ha nascosto, no, la valle. Allora, no, in realtà la presa è la forbice. È il commitment più grosso, perché è quella con più startup. Ed è il counter del counter più popolare. Perché Sasso è il top tier. Sì. Sasso è tier perché ha zero frame di startup. Esatto. E non devi aprire la mano per tirare il sasso. No. Oh my god. Oh mio dio, signore. È il primo game. Il sasso è frame zero. Sì, non ironicamente. Io ho perso di nuovo la scena. Ok, ce l'ho. No. Ce l'abbiamo fatta. E quindi Ram si adatta e prende il counter pick. Che non so quanto possa funzionare. Cioè, to be honest, avrei preso qualsiasi altro personaggio. Perché Fuqua Filia come matchup è un po' una merda per Filia se non hai gente dietro a darti una mano. Dato che Light Fireball ti tiene fermo, cioè tu non puoi fare anti-air a Fuqua. Se fa up back into Light Fireball, non puoi fare niente. A meno che non tiri un Fenrir, però non puoi combarci dal Fenrir. Quindi sì, oh mio dio. Fuqua sicuramente sono preso dal mix spinto. Fuqua Beach Mixing?
Ah, sbaglio la conversione. Inizia, adesso inizia lo zoning. E se Fuko inizia. Super jump up back, fireball, sono madonna forti. Posso immaginare che. Push block. Eccolo, vedi. Sia sicuramente la più difficoltà in neutral rispetto. Fuko è il neutral monster, letteralmente. Sì, esatto. Sì, è proprio in Mix. Neutral, no. Sì, vabbè. Fila deve rispettare tutto e tutti. Che anche va per il reset. Optimal? Bra. Se fai jab lo prendi sempre in counter it. Like counter it. Ricordiamo che a differenza di Filia, di quello di Filia, lo standing di punch di Fuko è meno 11 un block. Sì. Quindi è rottissima questa cosa. Perché... Golemico. Del super, la prima volta che vedo ora del super. E siamo 2-0. Così. In no time. Nessun tempo alcuno. Che questo set se lo porti a casa Carlo? Vedremo. Oh. Scopriamolo. Wow. OTG usato. Mix condizionato. Tutto quanto. Inizia. È in corner. Quarto overhead. Ci sarà il quarto overhead. Il burst bait. Ha tirato il sasso. La misciata. Ha tirato il sasso. E adesso ha usato forbici. Raga, lo sta mixando. La carta è bloccare. È chiaramente bloccare la carta. Eh sì. Il neutral. Nice. È entrato. E adesso si gioca Melty. Choose your spacing. I piedi. Oh, che cazzo di antiere era quello. Oh mio Dio, che paura. Mi sono spaventato. Not gonna lie. Ho preso un colpo. Però il file è ancora in aria. Niente con me in grado, frate. Mix. Bombos. Spende di cashare, di fare cash-in. Ci sta. Livello 3. E si mantiene la barra per un eventuale chip damage. Abril. Question mark. Wow. Bella sta presa. Madò, il più golemico. Il tronco. Cioè, no, non ha esitato. Salutiamo Sega Tronchi. Ciao. Il più forte, ragazzi, il più forte. Il mito. Air to air. Non si rascia Filia, è Filia che rascia te. Il fatto che hai battuto Fuko con Jump Light Punch è molto poetico. È molto funny, sì, è molto poetico. Divertente. Che in realtà hanno la stessa hitbox, Earthbox. Sì, esatto. Sì, però il Jump Light Punch di Filia è spacco. Sì, è molto poggers. Oh, il Reset Light Specific. Il Reset Light Specific, oh mio Dio. Quel reset. Scrambling. Sì. PPGC? Sì. Si vola. Bellissimo. Il reset da maestro, da libro. Come direbbe chess.com, da libro. Da manuale. Proprio così. Momento fu qua. Momento fu qua. Pagato, ha preso qualche pagina. Bottom 2. Ha bisogno di essere buffato. Personaggio inutilizzabile, ingiocabile. Veramente entro col basso. Di nuovo. Quello ci sta un botto per counterare quella cosa. Il mix, fratelli e sorelle, il mix! Schmix, Smiculization Station. Livello 3? Va per il mix? No, va per il chip. Per il mix. Ti ha mangiato le caviglie. Il pixel magico. È ancora un pixel. No. Così come è finito il game di prima. Finisce anche questo. Poetico. Ti rubo la Nutella, così. Dammi la tua Nutella. Dammi il tuo fega. Mangiate il tuo pan. Oh no. Attenzione, oh no. L'overhead. Quanti overhead sono entrati in... No, peccato. Mi aspettavo la frame trap, to be honest. Però ci sta. Il mix è... Heavy counter, ragazzi miei. Oh mio Dio, questo mix. Schmixurization Station. Schmix. Tra. E killa. Solido con le combo. Molto solido. Eccolo. Okizeme. La fireball vince. La fireball vince. Gregor sucks. So fucking Gregor much. Gregor succhia.
Oh, ho sbagliato. Oh, no. Oh, hell no. Riconosce che è troppo lontano per levi punch e va per levi kick. Basatissimo. Oh, bello il fazio. Base. Based, ok, based on what? Non è pescata, è fazio bar. È fazio bar, scusa, fazio bar. Il neutral. Sì, questo neutral è molto divertente. Killini. Oh, peccato. Come vincere il neutrale? Come vincere il neutrale? Bella la conversion da Color Dash. Dal overhead. Dai, 5 Gregor. Va per OTG? PBGC morte? Oh, bellissimo, livello 3. 1, 2, 3, livello 3? No. 1, 2, 3, 4, livello 3. Esatto, debole, meglio forte, special super. La combo. Esatto. La combo. La colla, il collante. La colla mangiata. Il mio telefono è in mezzo al cazzo. Le ossa dei morti. La canfo. Buttate contro il nemico. Fun fact riguardo ai nani di Richard Benson, dice i nani esattamente 100 volte. Ok. Perché sono tre strofe, lui dice 32 volte in una strofa, dice i nani 3 volte all'inizio e una in mezzo alla canzone, quindi 96 più 4. Figo. Sì. Molto basato. Non credo sia voluta sta cosa, però... Sì, però è figo, divertente. Like counter it, guadagna un po' di andizi e risetta. Ma cioè, fa ziabare. E il conferma. E il mix. Il same side. Impedisce il mesh con il suo mesh. Ferrir. Ok, Ferrir. Gregor. Non l'avrei fatto nemmeno io. Avrei sbagliato il lato 70 volte di fila. Infatti, sono sorpreso. Molto, molto, molto poggers. Tutto ciò. Molto poggers. Brutta drill. Triste. Purtroppo, se non hai meter per realizzare il tuo sbaglio abbastanza in fretta, la drill verrà punita. Sbaglia il mix. La tua drill verrà punita. La tua drill sarà punita, figlio mio. Il meme del diavolo e di Gesù, dove c'è Gesù, mio fratello farà una, mio figlio farà una drill spaziata, e Gesù che fa? La tua drill verrà punita. Questa è una kill, minchia, fra... Sì. Sì. Wow, minchia, bro. Fu. Basato. Rocopilato. Rocopilato. Si vola. Si rispettano i due avversari. Entrambi fanno. Mix. Air grab. Setup. Okay. Mixino. Niente mix. Cioè, un niente block. Mix. Push block. Ci sta. Questo è il drill. Ok. Optimal starter, signori. Optimal questo starter. È lo starter grosso. Sì. Con un risultato non intenzionale. Arriva il mix. È la fine, eh? No, peccato. Poteva esserlo. Carlo non cancella. Confidente che Ram sarebbe rimasto a bloccare per aspettarsi il push block. Cioè, per fare push block. Bello. E punisce land cancel, molto buono, molto buono. Medium sì. Fireball anti air già LP. God button. Poco da dire, poco da fare. Niente light fireball. Ok, mi aspettavo una light fireball da parte di Carlo. Non so, bello lì, vediamo quale sarà il mix. Mi stai ma la trovo. Peccato. Il burst manca, il burst mancato. Ma a noi non importa. Qua basta una drill in tuo Gregor. Si studiano. Proprio preciso. Torni, cioè proprio come un orologio svizzero. Heavy counter. Wow, combo addirittura. Botta. Vediamo la heavy counter. Sweaty. Sudore. Team sudore. Team sudore. Anche io faccio parte del team sudore. No, ho sbagliato timing. No. Ma va per il cross up. Ho fatto la combo più bella della storia. No, bro. No. No. Not like this. Vabbè, triste. Succede. Però si prende a casa il set. Si porta a casa il set, quindi... 4-3. 4-3, signori. 4-3. Infatti stavo per dire il set. Esatto. Oh, no. Oh, no.
Madonna, lo zoning. Madonna, che schifo questo matchup. Un po' di fila down playing, ragazzi. Fetendo. Fetido. Oh! Ho push bloccato male. Però. Oh! Oh no! Oh hell no! Oh, what, hell the no. Fuck? What the hell? What the hell? What the hell? Oh! Oh! Bellissimo. I gemelli pensano allo stesso modo, ragazzi. Che poi non sono neanche gemelli, però dettagli. Non sono neanche gemelle. Scimmia su scimmia communication. Clown to clown communication. Blocca! Lo blocca però. Questo è un mixone. Oh mio Dio, questo mix. Movement. Mix. Bravo. Bumble. Bumble al corner. Bumble. Bomboing. Ok, perfetto. No, droppa. No, si becca la con Mangram. Magic. Troppo. Unless. Push blocker cancel. Questa fu. Oh, ecco qua. Ci bellissimo. Abbandona. Sì. Take 3. Ancora detto l'ultima. Vediamo che cosa sì, esatto. Prima abbiamo visto Tony fare un comeback della Madonna. Ma dopo questa. Mi sa. Oh. Ragazzi, l'equalizer, il 4 pari. 4 pari. Tutto o niente. All or nothing. The wheel of fate starts turning. Come cazzo era? The wheel of fate is turning. 4 pari. All or nothing. It's Saturday night. Arriva full pari. Sì. Let's rock. No, la mia preferita è quella di, come si chiama, di Under Night, perché non ha senso, non ho mai capito. Ma devono inventarsi le più assurde cose dopo un po', perché... Ma sono anime, bro, è figo. Sì. È divertente. Con ciò, sta slide va 20 kill. È lungherima quella slide, oh mio Dio. JLP. Azione. No, il drop. Però non demorde, non demorde. Si gioca Loki, si gioca Loki. Si gioca la throw. Optimal! Oh, peccato. Zuetia bomb. Optimal! Oh, peccato. Ram ha messo l'overdrive. Sì, Ram ha attivato l'overdrive e ha detto basta. Adesso è il mio turno. Quanto ha detto? Devo tirare fuori l'arma letale. Ha tirato fuori una gaglia di coca. Esatto. No. Oh mio Dio! Fra! La tira calmata, bro. Ha scoperto il mio segreto, è proprio la rai. La slide. Oh mio Dio, raga. JLP. Punisce comunque. Wow. Andiamo a vedere Cocaine Bear a proposito. C'è il Cocaine Orso. Cocaine Orso. Throw. Okay. È completamente impazzito. Si è accorto. Ah, non devo. Lo sniper. Oh. Il quarto cecchino di New Meridian. Devo andare a vedere il cecchino. Dobbiamo fare la tier list dei cecchini di New Meridian. E niente, Ram si prende il game 5-4. Che nonostante potesse essere, cioè sembrasse telegrafata a causa delle carte, no? Perché ho detto che erano entrambi in argento, Carlo adesso in bronzo. Questo match non è quello che ha buttato Carlo in bronzo. Perché perde un solo punto. Quindi, cioè... È stato scagliato. È molto... molto interessante questa cosa. Detto ciò, 5-4, non molto sono stato io sto giro. Esatto, sto giro non è stato Tony. Tony, ti fai un set on stream. Oh, okay. Oh, okay. My God. Allora organizzo la lobby. Vai in boom sound effect. Tempo di commentare, scalda le corde vocali. Oh, scalda le corde vocali. Scalda le corde vocali. Oh. 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 Ve la passo come si faceva ai vecchi tempi, quindi shift più tab. Sì, ti faccio fare gli straordinari. Sì, sono stato derubato. In retail? Sì, retail. A meno che non vuoi giocare Dalia. No. Ok. Dov'è Tony? Tony online. Io non ho Steam aperto. Aspetta, ora ce l'ho. Signor Ramo, vi sa Steam aperto?
Il signor Ramquiz ha stima aperto, invita ad una lobby e invita ad un'altra lobby. Io ho messo pronto, forza l'abitudine, scusate. Forza Napoli. Forza Napoli. Devo cambiare i tasti. Devi cambiare i tasti, Rip. Be right back. Intanto metto le carte dei giocatori, facciamo il BRB pazzo. Mettiamo la schermata del BRB. Che è questa commission che non ho mai avuto modo di usare da nessuna parte, quindi la metto qua. Dante, tieni sul dialogo, fugiamo sa lateboard. Abbiamo il Tom. Abbiamo il Tony contro il Ramwives. Detto ciò, game stream, togliamo gli score. Cioè non mostriamo gli score, facciamo il poggers. Quando ci siete mettete pronto, quando parte il game poi faccio la transizione. Ok, noi ci siamo. Andate. Sì, fate. Quando il game quando dopo il character select che il game sta caricando, faccio la transizione pazza e si sta. Ah, volendo potrei suonare anch'io, però. Volendo sì. Vabbè, passami il link della lobby al prossimo join, intanto lo guardo lo stream. Sì. Dimmi che sei online, ti prego. Ah, no, te lo faccio subito. Vabbè, no, ti cerco tra quelli spenti. Good luck and fun. Good luck and fun. Bad luck non divertirti, L. Bad luck non divertirti. Ce l'abbiamo. Ok, perfetto, let's go. Ok, questo è un match di alto livello, quindi... Oh, solo? Solo Mirror? Compara Soul. Ci sta. Un matchup un po' birichino per Parasol, ma solo sì. Contro solo può scoprire di tutto, quindi... Esatto, sì. Il lato positivo è che ha un modo di giocare il neutral Parasol che le permette di affrontare anche Squiggly con la charge. Cosa che, un personaggio di ramo come per esempio Filia non avrebbe potuto fare, perché Filia deve costantemente rispettare Squiggly nel momento in cui ha una stance. Quello sì. Il confirm! Il confirm da Kilo! Vabbè, e prende Loki Zeme. Il punto è che solo contro solo, vabbè, poi ovviamente, come si dice, questo è anche un stop hit per Lucio, perché se riesce a portare il pubblico bene... Esatto, sì. Funziona, sostanzialmente. Funziona. E tanto si portano in pari, quindi un round ciascuno. Questa può andare chiunque, sono curioso. Bellissimo! Oh, l'elfro! Stupendo! Bassissimo, l'elfro di Parasol fortissimo. Cioè... Fa le magie, la mossa. E dici nella per il mix. Ok, il burst. Si torna in neutral. Si gioca al neutrale. Check il dash. Ecco qua il vibe check. Sì, vibe check. No, fra la tua musica non mi piace. Diventa plus. Entra dentro. Peccato. Stava già facendo una mossa. Sì. E non stava caricando la charge. Bellissimo il block. Si prende la stance. Sì. Quasi. Però comunque è praticamente fatta. Il vibe anche check. Qua il vibe check. Tony si è ripreso. Sì, bello. Ho scoperto di aver sbagliato chat. Sono un mito. Ok, intanto questo lo posso anche chiudere. Chat sbagliato. Continua, si va, 1-0. Gli score non li metto chat perché sono già nella lobby. Quindi... Game 2. Oh, che bello vedere 60 fps. Ah, sì, effettivamente. Il peso. Prende la stanza. Molto bello questo da Shin. Da Shin. È un Dashin. Da Shin, sì. Ok, diciamo OTG qua. Optimal. Oh, bello il fast diamare. We got them optimals. Vediamo quale sarà il mix. Oh, perfect! Light counter it. Lì prendere un heavy counter it, non ironicamente, è una grande schifezza. Sì. È una posizione molto brutta. Oh, il jump heavy punch a terra. Un casino di danni. Super. Ok, bello.
Oh, Footsies. Footsies. Ok, in tutti i sensi. Il piedino, infatti, l'ha preso. Il piedino, sì, sì, proprio super spaziale. Stessa situazione di prima, d'altronde, sottolineo. Round pari. Ah, ti confermo, quello su questo è la toaster, no? Questo sì, molto... Oh, non blocca l'over, però è difficile. Sì. Che frame è l'over end di screen? 16? No, 22 mi sa. Comunque vabbè, è reactabile. È reactable comunque. Cioè, no, no, è reactabile, 22 frame. Sì, sì, va bene. No, il burst! Va bene, allora, Gesù. Voglio vederti reagire a 22 frame. Dai. Bro, si fa fuzzy guard. Bello 3? Oh, ok, stavo dicendo, vieni chippato, invece no. Okay, no, è ancora in game, è ancora in game. Sì, heavy counter it! Che botto! E parte Field of Hopes and Dreams. Oh, la canzone giusta per questo comeback. Vediamo se fa l'ottimale. E chiama lo sniper. Let's go! Con un pixel. Oh mio Dio. La canzone ha salvato tutto. E comeback. Oh mio Dio. L'heavy counter it è stato veramente una manna dal cielo. Assurdo. Perché è uscito arpeggio? Assurdo. Allora, abbiamo i commentari in live. È vero. Ah sì, se vi disturbiamo potete mutarvi tranquillamente, nel senso. Immagino che se fosse non l'avrebbero già fatto. Però... E uscire dalla stream se sentite triplo, quadruplo, 70 tesimi. Il casino aiuta. Il casino aiuta, io non ci riesco, però. No, infatti nemmeno io. Sì, bellissimo. Uno the pari. Standing the punch, facendo jump late punch. Assurdo, mix? Oh, what the fuck is this mix, bro? No, infatti, non l'avevo mai visto. Questa roba va labbata, fra. Cioè, almeno da fare tipo... Mix technology, non tech. Ah. Character specific as fuck, però funziona. Cioè, guarda che roba. Mixino. Airgrab. Oh, bello il tech. Ramwix technology. Punisce? Non è abbastanza veloce, okay. Ma comunque fa pressione. Ecco, ok. Oh, no, lo spessino. Ah, cosa succede? Un bel po' di scambio in situazione. E tenta il reset. Ce l'abbiamo il reset. Bello il push block. Buono. Si studiano. Ah, qui se Tommy fa della combo giusta mi sa che Ram ci lascia. Sì. Ok. Ero tutto in tensione, stavo aspettando. Sì. Oh! Check. No, ha fatto il passetto, Triste. Passetto. Il vibe check. Il vibe check. No, fra, la tua musica non mi piace, muori. Time to die. Il neutral. Jump heavy punch, TR jump heavy punch, vai. Si crea un culo davanti. Ok. Oh. La candela per cercare di baitare il push block. Mi piace. Oh! Eh sì. E lo sniper. Si va di chip. Il primo cecchino di New Meridian è il vero cecchino. Oh, bello, ok. Ha un timing particolare, frega. Bellissimo, no, pensavo tridass per un momento. Ha beccato gli iframes. Sì. Mix. Oh, che bait, Valentino Rossi. Che trada con la nota. Con la SBO. Okay, è una kill. Drop. Non ha ancora detto l'ultima parola, signori. Ah, va di chip. Ci sta. Posta qua. 2 a 1. Tony alla lead. Ciao Galaxy Breaker. Quella. Questo è la stream dell'Anisen, la nostra lega italiana di Skullgirls. Se sei interessato alla community in generale, chiedi e ti passiamo il link. Visto che siamo qua apposta per questo. So true, bestie. Sì, no? E qua la conoscenza di Tony che... Piacerebbe imparare il gioco, allora ti passo subito, seduta stante, il link. Bravo, fallo. Copia il... Ti va per la ottima del... No, ho sbagliato canale. Perfetto. Sono un mito assurdo. Bellissima conversion, vediamo. Ah, Tetelburst, ma...
troppo lontano. Mamma mia, la no, Silverton. Okay. Oh mio Dio. Dopo non è su- ti spieghiamo noi. Mix apponi pazzi. Abbiamo i migliori insegnanti del mondo qua. Esatto, sì. E non stiamo neanche scherzando, cioè siamo non ironicamente i migliori insegnanti del mondo. Modestamente. 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 Oh, bellissima sta combo. Modestamente non sono loggato su Twitch per qualche motivo. Ora lo passo io, tanto sono loggato. Sì, se puoi, grazie, perché il mio computer si è dimenticato chi sono. Passo il link. E mentre il mio computer si è dimenticato chi sono, Ram butta giù il secondo stoccatonny. C'è il primo stoccatonny. Chiedo perdono. E Melty 1v1 gioca il neutral Melty all'inizio. Ma l'altro pillar è quella conversion difficile ancora, è troppo lontano. È troppo lontano, troppo lontano. Low, low ben spaziato. Sì. Ok. Il burst bait ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Non è un burst bait. Eh sì, vabbè, cioè nel senso il burst. Sì, sì, vabbè. Poi si baita nel caso. Se funziona, funziona. Oh mio Dio, il conferm da Kilo. Il conferm da Kilo, signori. Prego, Galaxy, non ti di niente. Questo è un burst bait. Da Kilo. Sì, precisamente. Sì. E questa parasol ci abbandona. Quanto stanno? 3-1. Siamo 3-1. 3-1, ragazzi. Fiuoli, fiuoli. Assurdo. Tranquillo, tranquillo. Tutti abbiamo iniziato dal nulla totale. Basta che entri, chiedi e noi ti rispondiamo. Mm-mm. Tanto siamo praticamente on 24/7. Che poi dico così che è vero alla fine, perché Tony copre le ore dove gli altri dormono, quindi Sium. Sium. Cioè relativamente Sium per lui, però Sium per la community. 3-1. Heavy counter it, niente, oh, troppo peccato. Lontano. Oh, il land cancel! Le palle d'acciaio, il reset! Standing low. Assurdo. Vediamo. Il mix? Ah, no, la tier si è messa in mezzo, la tier si è messa in mezzo. Ma non ha ancora il corner. No, non c'è. Questa squeeze ci lascia. Si blocca i DP. Oh. Si blocca tutto, fra. Blocking game, blocking game. Attenzione. La tipa con il sigaro in bocca. Giocatore Peacock. Ah, Peacock. Ah, ok. No, no, non avevo capito. Lucido, Dalia fuma. Sì, infatti non sapevo che Dalia fumasse. No, vince. Bellissimo. Bello. Tempi di reazione prontissimi. What the fuck? Esoterico come poche cose. Non credo di averlo mai visto. Ma neanche io. L'ha beccato? L'ha beccato, stava premendo. Green line, red line. Sì, red line. Green light, red light. O Simon Says. Sì, esatto. Che in realtà è un 2-3 stella. Mortal corner, bellissimo. Ok, ok. Ci abbiamo. Mix. Oh, l'overhead, bello. Bello, mi piace, mi piace. Ah, stava facendo la sweaty A combo. Sta bloccando. Sì. Finisce? Non abbastanza. Ok. Niente. Niente conferma. Ha la carica, quindi può convertire. Sì. Vediamo adesso quale sarà il mix qua. Mid. Senza mid. Gioca neutrale. Ora Squiggly ha la carica. Quindi tutto può succedere. Ma para sulle safe. No, tenta il punish. No. Ma lo ha beccato a terra, quindi era ancora plus. 4-1. Però peccato, era estremamente close. Poteva essere chiunque. 4-1. Tony non demorde e si porta a casa di team. 4-1, set point. Follia. Assurdo. 4-1. La musica si è fermata?
Non è vero. Mento. Colpa mia. Mi sei fermato. Oh, bello il Necro Thunder. Questo è proprio Smix Station. Smix Station, Burst Bait. L'overhead. Il Burst Bait lo tiene a distanza, gioca in neutrale, colpisce l'overhead. Non conferma. Niente burst, ok, niente non hit, quindi non c'è push block. Push block, si torna a distanza. No, cerca di andare per il jump heavy punch, però lo fa troppo tardi. Però è una morte, è una kill. Si prende il primo stock, la prima vita è andata. L'obiettivo di Parasol in questo momento è evitare che Squiggly prenda una charge. Fine, però troppo lontano. Miss time al Mitty. Vabbè. E Squiggly prende la charge. Non ionicamente timeare un Mitty quella situazione. Bisogna averlo labbato. Bisogna averlo labbato. È in una difficoltà. Mix. Same side. Buono. Ci piace. Non vuole dare il corner. E questa è una conversion? No, non è una conversion. Peccato. È molto difficile. Ok. Mantiene Squiggly al corner. Però viene colpito dalla Silver Cord. Purtroppo. Viene frame trappato. Stai facendo una cronaca. Ok, questo. Sì, sto. Ivo Commentary 2023. Si porta sulla mediana, attenzione. Sì, esatto. Si porta a metà schermo, ma prende la conversion. Ed è abbastanza vicino. No, non è abbastanza vicino. Ma prende il dash in. Mi piace questo mix, perché ha fatto sempre l'overhead sul wake up. Questa volta invece ha deciso di andare per il low. Inoltre è molto accurato, perché è riuscito perché ha beccato il tech roll. E quindi ha fatto questo tech chase molto al volo. Ha anche azzeccato il lato da cui avrebbe techato Tony. Molto figo. Epic shit. Good shit. Good soup. Abbiamo il nitro? Non lo so. Io ho il nitro. Benvenuto. No, dico il server al nitro. Non lo so. Speriamo di sì. Sium, abbiamo il nitro. Abbiamo 4 potenziamenti. 4 a 2. Ok, l'antier. L'antier stand in light punch. Assurdo. Burst bait. Anti danni gratis. Ok. Va per il burst bait. Non si porta. A noi non piace premere. Ok. Heavy counter it. Bellissimo questo. Evita proprio. Si prende il corner, così può mixare a suo piacimento. Eccolo il mix. Air grab. Allora ha fatto overhead low overhead, signori. Sì, esatto, Galaxy Breaker. Si può scegliere di giocare una quantità di personaggi che si desidera da 1 a 3. E vanno tutti bene, non c'è un. Solitamente Ramu X, che vedi qua, gioca trio. Però dato che Tony gioca solo, ho deciso di giocare andare. Solo, perché ci sono delle differenze. Poi vabbè, ti spiegheremo. Cambia quanto danno fai, quanta vita hai, eccetera. Esatto, comunque i torneo sono tutti ammessi, non ci sono regole. Sì, sì. E vanno tutti benissimo. Questo gioco è proprio pensato per essere giocato in torneo. Cioè Burst Bait? Peccato, troppo vicino. Però Tony sta sanguinando. Beta? Vibe check. Ha baitato il DP. E poi è andato per la command grab. Molto figo. Però... appunto. Stavo per dire, però gli rimane troppo poca vita per poter sopravvivere a lungo. Ok. 4-3, signori, 4-3. Tony ha detto ok. Il che mi fa pensare ad un duo, to be honest. A me fa pensare di un duo. e ricordiamo che, essendo regole da torneo, Ram non può cambiare dato che ha vinto. Ma se si insolo fa più danni, sì. Sì, esatto. Tipo il limit break di Fighters, sì. Però non è un 10%, non è un 20% come su Fighters, ma c'è una proporzione diversa. Sì, esatto, ci sono dei ratio sostanzialmente. Esatto. No, invece decide di tenere il solo. Decide di rimanere solo. Praticamente la differenza tra solo due trio è che più personaggi hai, più opzioni hai, logicamente, tra assist, alpha counter, basta sapere tutte le meccaniche, ma hai meno danno. Viceversa, meno personaggi hai, più danno, ma meno opzioni, logicamente. Esatto. Ok. Si prende la carica, il neutrale è suo, ma non per molto, non tecca. Triste. Ok, qua può fare il pick up. Qua aveva usato TG dal jump heavy punch. Troppo lontano per il confermo. Sta buildando meter, signori. Notare che sta usando molto più spesso l'arpeggio. Il che vuol dire che sta buildando meter molto più velocemente. Il burst bait.
Chissà cosa vuol dire. Chissà cosa vuol dire. Niente spoiler. L'air grab. Purtroppo si piange anche l'overhead, triste. Arpeggio. Meter build combos, signori. Oh, bello questo mix. E ha preso pure la taunt. Sappiamo bene cosa vuol dire. Ma che cazzo. Ok. Ma non è finita, non è finita. È solo l'inizio, ragazzi. Ah, overhead. Ok. Pecca quella presa, come? Okay. Oh! Heavy counted. Questa squiggly ci lascia il primo stock. E se la porta pure in corner. Non vuole lasciarsela andare. Non vuole lasciarla andare. È tornata in neutrale, purtroppo, perché solo vi solo essere tipo. Proprio, sì. Però un po' particolare, non è una barra. Oh, il low profile alla tier! Ok, si gioca il neutrale, Ok. Oh! No, lo scramble finale. Vabbè. E si porta a casa il game. GG's a tutti. Comunque Galaxy Burst è un po' particolare su sto gioco, perché c'è, ma si attiva in maniera diversa. Praticamente ci sono delle situazioni, adesso non sto a spiegarlo. Serve a impedire le infinite, infinite di tipo ripetizione dell'attacco oppure lunghezza della combo. Esatto. Sostanzialmente sì. E può essere usato anche contro di te, ovviamente. Esatto. Signori, lo score era 5-3. Sì. Quindi assieme alla chiusura della stream mostriamo la classifica del Danisen e mostriamo anche il cambiamento dei punti, così al volo, perché ci siamo. Quindi oltre che mi vedo, fantastico. Tony ha vinto 5-3 contro Ram è un dan sotto a Tony, quindi si applica un modificatore di, per 0,5. Quindi nonostante Tony abbia vinto 2 punti, abbia dovuto vincere 2 punti, ne vince 1. Quindi Tony va a 2 punti, sì. Mentre Ram va a 5 punti. Comunque, giusto per rispondere un attimo a Galaxy, sì, si può usare solo in combo, non si può usare in neutral. No, non puoi fare come su Guilty Gear, che puoi correre in faccia all'avversario e fargli burst in faccia. No, non esiste questa cosa. Solo in combo. Ecco qua. Quando si sta subendo? No, solo quando si sta subendo. Oh, ok. Sì. Ok. Poi vabbè, adesso stiamo terminando la stream e tutto quanto, però se chiedi noi ci siamo sempre, cioè. Inoltre ti consiglio, visto che voi stai iniziando da poco, di fare il tutorial. Il tutorial è molto cioè ti spiega tutte le meccaniche del gioco molto approfonditamente. Sì, l'ho fatto molto bene. Non preoccuparti se ti blocchi in qualche pezzo, che ci sono dei pezzi più difficili. Esatto. E se succede, tranquillo, è normale, cioè, perché la gente si va nel panico e dice: "Oh, non riesco a finire il tutorial". No. È normale. È normale. Esatto. Non preoccuparti. Esatto. Quindi io ringrazierei tutti quelli che sono stati qua presenti a commentare con me, Ram e Tony, per aver giocato a maggior, cioè ancora di più, oltre al commentare, anche ad aver giocato un stream, cioè proprio tutto. Non capisci alcuni tasti? Quelli si vedono. In che senso? Probabilmente perché non è abituato ai 6 tasti. Ah, è vero, perché hai detto che hai menzionato Fighters, mi sa che anche te venivi da Fighters. Cioè vieni anche te da Fighters. Io giocavo a Fighters prima di Skullgirls. Il layout dei tasti di Skullgirls è simile a quello di Street Fighter. Ci sono 3 tasti di light e tre tasti di pugni e 3 tasti di calci, intrecciati alle 3 debolezze, alle 3 forze. Quindi light punch, light kick, medium punch, medium kick, heavy punch, heavy kick. Quindi pugno leggero, pugno medio, calcio forte. Esatto. Se sai l'inglese ti consiglio di giocare il gioco in inglese, perché le traduzioni in italiano sono molto wonky. Sì, quindi è stato tradotto un po' di anni fa e essendo un gioco indie, ovviamente. Esatto, non è che sono molto particolari. Cioè, per esempio, standing è scritto in italiano come, è abbreviato come P.E, che sta per posizione eretta, e nessuno lo usa mai, quindi. Esatto. Ma solo in inglese, cioè, mi sa. No, se l'hai scaricato in italiano, se hai Steam in italiano, te lo scarichi in italiano. Sì, c'è in italiano. E la traduzione, e devi andare nelle impostazioni. Guarda qua. Visto che ci sono, te lo mostro al volo.
extra, no, dov'è? Help and options. Sì, ma non lo stiamo vedendo perché è il foglio Excel. Giusto, sono un mito. Hai ragione. Va bene, Carlo, ok. Quando appena ti vedo ti tiro. Madonna, un... Carlo, c'è da prenderti e buttarti sotto un ponte. Dai, Roma. Dov'è qua? Dai. Qua sotto. Vai, help and options. Aspetta che mostro anche il cursore, ok. Help and options. Poi settings e poi lingua inglese. Ok, detto ciò, togliamo il cursore. E i saluti finali, che ringrazio tutti quanti quelli che hanno visto la stream. Tony, Ram e Love per avermi accompagnato questa domenica. Bella. Però ora che ci penso, che stavo per dimenticarmi, c'è un'ultima cosa che devo dire. Perché se avete letto il regolamento del Danisen, c'era l'ultima parte, se non mi sbaglio, che parlava di certi tornei. Quindi volevo introdurre, settimana prossima non avremo la stream tradizionale, ma avremo il torneo del primo mese del Danisen, che ho scelto essere il torneo Round Robin, il Barney Barrow Singing Contest, che si terrà appunto nello stage d'Italia, nel nuovo stage d'Italia, quindi si gioca in beta, figlioli. Sappiatelo. E sarà un torneo a round robin, dove praticamente ci saranno 7 gironi come lo school bus europeo, e il seeding avverrà in base alla posizione all'interno della classifica. Quindi se volete avere un seeding più alto, fatevi sotto, giocate. Mettetevi alla prova. E sì, mi sa tutto qua. Il challenge sarà disponibile tra relativamente poco, cioè quando lo faccio, che sarà non tra molto tempo, tra un paio di ore mi sa. Lo locchi subito prima del torneo, cioè non lo locco 20 anni prima. No, certo, vabbè, logico. Però non lo cambi 5 minuti prima. No, cioè lo metto 2 secondi prima, cioè nel senso, cioè quando faccio partire il torneo lo faccio. Bene. Grazie a tutti quanti e non vedo l'ora di commentare questo torneo. Sì, esatto. Io non so se gioco, to be honest. Perché se devo chi deve giocare giustamente dovrà fare a turno. Io posso occuparmi di fare tutto del commentary, posso fare qualunque cosa. Sto cercando la pagina giusta. Ok. Quindi ciao a tutti e ci si vede domenica bella prossima. Ciao. Bella. Ciao. iPhone ricondizionati Swappy, scelti da più di un milione di clienti soddisfatti. Swappy by Smart Not New.